Benvenuti a 7x1, il rotocalco settimanale di Melito TV, Telemelito e Tele Bova Marina. 2 giugno, 70° anniversario della nascita della Repubblica. Si sono tenuti i festeggiamenti anche a Melito Porto Salvo e a Bova Marina. Il sindaco Giuseppe Meluri, dopo essersi fermato in raccoglimento ai piedi della scalinata del monumento dei caduti, ha deposto una corona di alloro insieme a tutta l'amministrazione comunale e la cittadinanza. Stessa cosa per il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi, che ha commemorato i caduti della patria in piazza Municipio. Nel corso della celebrazione sono stati evidenziati i valori democratici della convivenza civile, che trovano espressione nelle varie forme di partecipazione dei cittadini alla vita sociale del paese. Subito dopo è stato intonato l'inno nazionale di Mameli. Il significato di tale data è duplice. Non solo nasce la Repubblica Italiana, ma le donne conquistano un diritto che prima era concesso solo agli uomini. Infatti, il 2 giugno del 1946, per la prima volta, le italiane sono state ammesse a votare. Diranno no a una monarchia complice del fascismo ed eleggeranno l'Assemblea Costituente, che 2 anni dopo scriverà il libro più bello del mondo, la nostra Costituzione. Il 2 giugno a Bova Marina, presso l'Auditorium Tempio della Musica, si è celebrato il 70° anniversario del referendum che il 2 giugno 1946 sancì la vittoria della Repubblica e quindi la nascita della Repubblica Italiana. Cara Repubblica è proprio il titolo del recital, scritto da Maria Natalia Eriti e che ha visto in scena 21 donne, musicisti ed attori. In occasione della manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale di Bova Marina con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, abbiamo ascoltato l'autrice Maria Natalia Eriti ed il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi. Allora, noi stasera raccontiamo proprio questo, come è cambiata l'Italia grazie alle donne. Il 2 giugno del 1946 nasce la Repubblica e per la prima volta le donne italiane votano. Non soltanto votano, ma vengono elette. Su 556 deputati, 21 sono donne e faranno delle cose strabilianti. Noi abbiamo cercato di raccontare la storia, ma anche le microstorie. La storia era probabilmente quella che si è vissuta a Roma, a Milano, però anche il nostro microcosmo di Bova Marina ha dato il suo piccolo contributo. Noi non siamo ancora sicuri nel dire che a Bova Marina ha vinto la Repubblica, perché abbiamo fatto delle ricerche in archivio alla prefettura e ancora ci devono dare delle risposte. Il punto non è questo, il punto è che abbiamo voluto raccontare quella che era l'esperienza maturata durante anche il ventennio fascista, perché Bova Marina era 70 anni fa, 80 anni fa, piena di antagonisti al regime. Vorrei ricordare in questo contesto Domenico Larizza, che era un grande comunista che per le sue idee politiche è stato confinato a Lampedusa. Stasera racconteremo una parte della sua storia familiare, non parleremo proprio di lui ma della figlia di Chicca Larizza. E 2 giugno quindi il voto alle donne. Le donne votano per la prima volta e molte persone che oggi hanno più di 90 anni, che hanno avuto la fortuna di votare, di vivere quel giorno, se la ricordano come un'esperienza meravigliosa, come un momento storico, si ricordano ancora cosa hanno votato. Noi abbiamo voluto intrecciare la storia di persone semplici, di donne semplici, casalinghe, che probabilmente sapevano a malapena leggere e scrivere, di Bova Marina, che rappresenta un po' tutta l'Italia del dopoguerra, con le 21 donne che sono state elette all'Assemblea Costituente e la cui opera è stata veramente fondamentale per alcune sfumature senza le quali la nostra Costituzione non sarebbe quella che è oggi. Grazie. Sì, questa sera celebriamo i 70 anni della Repubblica e anche il diciamo la prima volta che le donne poterono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, perché fu la prima volta che si recarono alle urne e nell'Assemblea Costituente vennero elette 21 donne. Sicuramente l'Italia complessivamente è cambiata in meglio. Oggi è un paese libero, un paese democratico, anche un paese sviluppato fra i 7 paesi più sviluppati del mondo. Certo, molte cose ancora oggi non vanno, però credo che le lotte che hanno fatto i nostri padri, i nostri antenati per farci vivere in un paese libero, civile e democratico non sono state vane. Tocca a noi adesso difendere quelle
quelle conquiste e il risultato di tutto, diciamo, quel periodo e anche del referendum. Poi fu, oltre alla nascita della Repubblica, fu 2 anni dopo la Costituzione, che, come ha ricordato oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, è il fondamento della nostra democrazia. Al Palazzo della Provincia di Reggio Calabria si è svolto il convegno Il diritto alla salute, organizzato dall'Associazione Salute e Giustizia. Vediamo il servizio. A Reggio Calabria finalmente la presenza di un'associazione che offrirà ai cittadini una risposta ai problemi legati al mondo della sanità e della tutela del diritto alla salute. Diritto costituzionalmente garantito. Nei giorni scorsi l'Associazione Salute e Giustizia ha organizzato presso la Sala Congressi del Palazzo della Provincia di Reggio Calabria il convegno Diritto alla Salute, il paziente e l'adeguatezza della prestazione sanitaria, cogliendo così l'occasione di approfondire alcune tematiche di estremo rilievo sociale concernenti la tutela del diritto alla salute. Presente il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco D'Agostino. L'associazione costituirà una piattaforma di studio ed approfondimento aperta ai contributi di comuni cittadini, personale medico e paramedico, individuazione di punti di criticità del sistema sanità ed elaborazione di proposte credibili da sottoporre alle autorità competenti, promuovendo l'attuazione del diritto alla salute tramite una serie di iniziative divulgative, di studio, di approfondimento e ricerca. Inoltre, la diffusione di una costante e corretta informazione rivolta ai pazienti, consumatori, utenti, cittadini, lavoratori, per far conoscere le specifiche problematiche attinenti la tutela del diritto alla salute e dell'ambiente, la creazione di centri di ascolto e di monitoraggio, la pubblicazione di opuscoli e materiale informativo, la realizzazione di campagne giornalistiche di informazione e di formazione. Al Castello di Morano il convegno sui draghi tra passato e contemporaneità. Con il patrocinio del comune di Morano Calabro e del parco naturalistico Il Nibbio è stato organizzato dall'Ateneo Tradizionale Mediterraneo a Morano il convegno dal titolo Smaug e Fafnir, i draghi e le loro storie nel folklore, nella simbologia, nella letteratura e nell'arte. L'evento si è tenuto presso il castello normanno svevo di Morano Calabro e ha visto la presenza istituzionale della dottoressa Maria Antonietta Campolo, accademico. La dottoressa ha così detto ai microfoni di Melito TV. L'Ateneo si riunisce a distanza di circa un anno di nuovo nella terra calabra. Questo perché i suoi tanti iscritti sono calabresi e pertanto c'è questo legame, questo fil rouge tra l'Ateneo e anche la Calabria. Una terra che offre la cultura, le bellezze, cioè una terra che ammalia, che affascina, che non ti può lasciare, che se riuscirai ad amarla l'amerai per sempre. L'anno scorso c'è stato un convegno molto interessante e molto bello che era dall'ultima notte di Sibari all'oro dei bizantini. È stato questo excursus meraviglioso, storico, dal genio attico del V secolo fino all'età bizantina. E poi questa curiosità meravigliosa che è la scoprire dove è sepolto Alarico, che pare non sia nel letto del Crati, del Busento, scusa, ma sia in un territorio nostro, nel territorio di Corigliano Calabro, che si chiama Giosafat come in Israele. Per cui c'è questa curiosità, pertanto Cosenza, che ha voluto cominciare gli scavi, io mi auguro, spero, che non trovi Alarico, perché Alarico è a Corigliano Calabro. Tante le relazioni, tra le quali ricordiamo quella dell'avvocato Giuseppe Leonardo De Luca, il quale ha parlato del rapporto dei draghi tra fantasia e realtà. Guardi, il perché si è scelto come oggetto i draghi è per il fatto che, a parte una passione mia che da piccolo che ho scoperto che condivido con migliaia di persone, e perché nella nostra memoria, non solo ancestrale ma anche odierna, la figura del drago è sempre presente. È una figura che vive parallela all'uomo, dal giorno della creazione fino ai giorni nostri. Ed è inspiegabile come questo terrificante animale
ci affascini in modo come una volta sugli stendardi, sulle bandiere, sugli stemmi addirittura. Oggi invece lo notiamo sui tatuaggi, sulle foto, sui bicchieri nei pub. Questa figura ricorre in ogni momento della nostra vita e, scoprendo poi che non a caso, una delle maggiori bibliografie al mondo riguarda i draghi. E poi l'intervento sul mosaico del drago di Caulonia per quanto riguarda la testimonianza della rappresentazione dei draghi in terra di Calabria. Livoti ha parlato di quelle che sono state le identificazioni della figura del drago sia per Aristotele che in Plinio, facendo anche riferimenti ad elementi importanti come la descrizione nell'Iliade di Omero del drago azzurro a tre teste ed esattamente nel famoso scudo, ed ancora soffermandosi sul ritrovamento del famoso mosaico per opera di Paolo Orsi. Dunque ne emerza una figura del drago sin dalle sue rappresentazioni nell'iconografia medievale e ancora dalle illustrazioni del cinema fantasy. È il draco, ovvero guardare fisso lo sguardo, elemento dall'acuta vista, è stato esaminato e messo in evidenza attraverso la rievocazione della cosmogonia, ovvero dell'origine del mondo. E continuiamo con il nostro rotocalco 7x1. Sono stati consegnati a Germaneto, sede della Regione Calabria, i premi Cassiodoro. L'Istituto Comprensivo Alvaro Gebbione tra i primi classificati nella provincia di Reggio Calabria per la categoria cortometraggi nel concorso Vivarium Conoscere Cassiodoro 2016. Cassiodoro, chi era costui? Si verrebbe da dire parafrasando reminiscenze manzoniane, ma nei 2 minuti e mezzo della sua durata il cortometraggio Letizia, vincitore del concorso Vivarium Conoscere Cassiodoro 2016, ci ha rapiti trasportando fino a noi, fresca e intatta, una riflessione sull'anima del monaco studioso medievale nativo di Squillace. Nel video, realizzato dalla scuola secondaria di primo grado Alvaro Gebbione in collaborazione con l'Istituto Tecnico Industriale Panella Vallauri di Reggio Calabria, la descrizione delle meraviglie dell'immaginazione e della fantasia da parte di un oscuro scrittore vissuto più di 1000 anni fa, materializzato e parlato direttamente attraverso noi moderni, restituendoci fresca e intatta la magia dell'adolescenza. Tutto il cortometraggio è costruito attorno a frammenti estrapolati dal De Anima di Cassiodoro, che da soli e senz'altro filtro che la traduzione dal latino costituiscono la componente verbale del racconto, nel quale la descrizione di una raggiante natura diviene occasione per sperimentare la gioiosa fusione dell'uomo con il creato. L'Istituto Alvaro Gebbione ha partecipato a questo concorso regionale scegliendo la modalità narrativa dello storytelling, poiché il suo dirigente, la professoressa Margherita Nucera, da anni ormai ha scelto di dare alla scuola una netta impronta tecnologica ed innovativa. Inoltre è stato realizzato il video in collaborazione con l'Istituto Tecnico Industriale Panella Vallauri di Reggio Calabria, diretto dalla professoressa Anna Nucera, che ha messo a disposizione il suo laboratorio e il supporto della professoressa Manuela Turano, docente di cinematografia. Al microfono per noi di 7x1 di Melito TV, la protagonista del video, la Letizia, interpretata dalla piccola Giusy Fiumanò. Per me è stata una bellissima esperienza, molto coinvolgente, dove ho imparato moltissime cose. Grazie anche alla professoressa Quattrone e alla nostra dirigente che ha permesso la realizzazione di questo cortometraggio. Ed ancora le testimonianze delle professoresse Quattrone e Candeloro.
Abbiamo realizzato questo cortometraggio dal titolo Letizia, traendolo dal testo di Cassiodoro, dal De Anima di Cassiodoro. Questo lavoro è stato fatto in collaborazione con l'Istituto Panella e ringrazio la professoressa Manuela Turano e la preside nostra, che è la dottoressa Margherita Nucera, e la preside del Panella, dottoressa Anna Nucera. Io ringrazio la collega che mi ha coinvolta, è stato un coinvolgimento piacevole. Ho riscoperto un qualcosa che avevo dimenticato e tralasciato. Ringrazio la dirigente, ringrazio tutti voi. E questa bellissima bambina, ragazzina, che è stata molto molto brava. Paziente lei, paziente, e i genitori, devo dire, sono stati estremamente collaborativi. Ed infine il docente referente per le scuole di Reggio Calabria, il professore Alessandro Albanese, docente del liceo classico Campanella di Reggio Calabria. Sì, sono stato coordinatore a livello provinciale in quanto docente referente della scuola capofila di questo progetto Vivarium Conoscere Cassiodoro, un progetto prestigiosissimo, importantissimo, che si prefiggeva l'obiettivo senz'altro raggiunto di valorizzare fra le giovani generazioni la figura di Cassiodoro, questo calabrese illustre che in un momento nevralgico della nostra storia, della storia occidentale, collabora con il potere di Teodorico all'indomani della caduta dell'impero romano per stabilire una sinergia, un dialogo sistematico fra la parte, la cultura orientale dell'impero romano e la parte occidentale che versava in un momento di grande difficoltà. Si è trattato di un percorso interessantissimo perché Cassiodoro si colloca storicamente su un discrimine delicato, spesso sacrificato inevitabilmente dai programmi scolastici, e quindi il progetto Vivarium Conoscere Cassiodoro ci ha dato la possibilità di rispolverarlo noi insegnanti e farlo conoscere più approfonditamente alle giovani generazioni. È stata scelta la spiaggia di Melito Porto Salvo per l'esercitazione marittima Sea Subarex Pollex 2016 della Guardia Costiera. Una nave cisterna in navigazione con un carico di 1000 tonnellate di olio combustibile a circa 5 miglia dalla costa di rimpetto la località di Melito Porto Salvo entra in collisione con una nave da diporto. L'impatto determina l'apertura di una falla con conseguente sversamento in mare di 300 metri cubi di greggio. In pericolo la vita di 30 persone, alcune di esse vengono tratte in salvo. Non è un fatto realmente accaduto, ma il tema della simulazione Sea Subsalex Pollex 2016, predisposta a livello nazionale della Guardia Costiera in collaborazione con la Protezione Civile e Forze dell'Ordine e delle associazioni di volontariato, che si è svolta nei giorni scorsi a largo della costa melitese. Sul posto il direttore marittimo della Calabria, Andrea Agostinelli, il comandante del Corpo della Polizia Locale di Melito Porto Salvo, Antonio Onofrio Laganà, e il sindaco di Melito Porto Salvo, Giuseppe Meduri. La cosa che mi preme sottolineare è che ogni anno la Protezione Civile va a scegliere due posti dove fare queste simulazioni. L'anno scorso è stata scelta la spiaggia di Tropea, quest'anno è stata scelta uno dei due posti, ricade su Melito. Ci è stato detto in uno dei tratti degli arenini più belli e più attraenti della provincia. Quindi ringraziamo chi ha scelto questo luogo, ha concordato, diciamo che oggi per noi è un onore ospitare questa esercitazione. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Il nostro pensiero va a tutta la gente che sta sbarcando, che sta soffrendo, la nostra solidarietà a chi ha bisogno, e diciamo che ci associamo al dolore dei familiari delle tante vittime, non ultime le 45, 48, quant'è che erano a Reggio sabato. Speriamo di poter dare anche noi come Comune Merito un contributo per l'accoglienza per questa che è, diciamo, una catastrofe che si sta verificando a livello mondiale ormai. E io ribadisco il mio ringraziamento come sindaco a tutte le autorità sia civili che militari che hanno collaborato a questa simulazione. Ringrazio il preside Anastasi per aver accolto il nostro invito e aver fatto partecipare le prime classi della scuola media a questa impegnativa esercitazione, che sicuramente è formativa per i nostri ragazzi.
ti ringrazio tutti i ragazzi, i volontari soprattutto della Protezione Civile, della Misericordia e quant'altro. Diciamo che non potrei fare diversamente che un abbraccio affettuoso a tutti quanti per il contributo che in ogni ordine e grado è stato dato. Sono stati coinvolti nella simulazione mezzi navali della Guardia Costiera, un elicottero della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, mentre sulla costa è stato allestito un ospedale da campo per l'accoglienza e il primo soccorso dei feriti portati a riva. Alle operazioni hanno assistito gli allievi delle prime classi dell'Istituto Comprensivo di Amigis, Merito Bagalà di San Lorenzo, accompagnati dai docenti e dal dirigente scolastico Antonino Anastasi. Io ringrazio la Capitaneria di Porto che ci ha invitato a questa simulazione di Protezione Civile, di intervento, e perché ritengo che sia utile che i ragazzi facciano anche queste esperienze, in considerazione anche che purtroppo oggi ce li dobbiamo aspettare. E non possiamo dire che a noi non capitano questi avvenimenti, questi eventi. Predisporci già mentalmente all'accettazione di questi aspetti credo che ai ragazzi sia formativo, insomma, ecco, questo è il punto di vista e anche il perché oggi della partecipazione alla scuola. Nei giorni scorsi, in occasione dello sbarco di 629 migranti nel porto di Reggio Calabria, la Protezione Civile del Comune di Merito Porto Salvo insieme al gruppo Melitese della Misericordia sono stati presenti alle operazioni di salvataggio. I migranti sono giunti a bordo della nave militare Vega assieme a 45 corpi recuperati in mare. Su questo abbiamo sentito i responsabili del settore immigrazione ASP di Reggio Calabria, Oreste Jacopino. Subito, allora, a Reggio Calabria è arrivata la nave Vega della Marina Militare e sono arrivati 629 immigrati, di cui circa 420 uomini, 170 donne e 72 minori. Il 50% di questi minori è non accompagnati. Oltre ai 629 c'è stato l'arrivo anche in porto del recupero delle 45 vittime del nubifragio, dove perlomeno dalle notizie dei media abbiano perso la vita circa 700 persone. Sono state trasportate a Reggio Calabria dove, come per tutti gli 80 precedenti sbarchi, è allestita presso il porto di Reggio Calabria un sito di accoglienza, di primo soccorso dei migranti fatto dalla Prefettura di Reggio Calabria, organizzata dalla Prefettura di Reggio Calabria con tutti gli enti e istituzioni devolute all'emergenza e anche con la grossa partecipazione dei gruppi di volontari delle varie associazioni, dalla Croce Rossa alle Pantere Verdi ai Medici del Mondo, questa volta inviati anche dal Ministero dell'Interno, ci sono stati anche Medici Senza Frontiere per il supporto psicologico dei parenti delle vittime del nubifragio, delle 45 vittime, e in più anche la Caritas e il gruppo diocesano dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria, per un unico scopo umanitario verso coloro che scappano da guerre oppure dalla miseria, dalle guerre per quanto riguarda i paesi della Siria, del Mali oppure anche di alcuni paesi del Centro Africa, di guerre civili, oppure come sempre per le popolazioni subsahariane per quanto riguarda proprio la miseria che avvolge questi soggetti che purtroppo devono sfuggire dai loro paesi per arrivare qui in Italia. Concluso all'Istituto Alvaro Gebbione il progetto regionale Educare per crescere, il cibo amico. Vediamo il servizio. Si è concluso presso l'Aula Magna dell'Istituto Alvaro Gebbione il progetto Educare per crescere, il cibo amico. Il cibo amico, programma generale di intervento Educare per crescere, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di iniziative in favore dei consumatori. La finalità principale del progetto è stata quella di offrire una significativa esperienza formativa atta a determinare
creare stili di vita e modelli comportamentali corretti nell'ottica di un'educazione alla salute che miri a tutelare il benessere psicofisico attraverso azioni volte a sensibilizzare i bambini all'assunzione di corrette abitudini alimentari, far conoscere la composizione di una varia, sana e corretta alimentazione, sensibilizzare i bambini alla responsabilità e allo sviluppo di una coscienza alimentare verso il cibo, far cogliere ai bambini la relazione esistente tra alimentazione, benessere psicologico e salute, sensibilizzare i bambini alla corretta percezione del proprio corpo come strumento di comunicazione e relazione con gli altri. Ai bambini della scuola elementare Alvaro dell'istituto comprensivo il compito di riempire una carta d'identità sulle proprie abitudini alimentari, mentre a conclusione del progetto i professionisti coinvolti sono stati un biologo nutrizionista e una psicologa psicoterapeuta, ed esattamente il dottor Vincenzo Gigliotti e la dottoressa Sabrina D'Alessandro. I ragazzi della scuola sono stati seguiti dalla docente referente professoressa Maria Cotroneo. Da Reggio Calabria a Bova Marina, al Centro Studi Documentazione Archeoderi, dove si è tenuto il reading letterario Rosso Plastica dell'autore Nicola Petrolino. Vediamo il servizio. Nell'ambito delle manifestazioni promosse dal Centro Studi Documentazione Archeoderi a San Pasquale Bova Marina, l'Associazione Culturale Archeoderi, in collaborazione con la casa editrice Città del Sole, ha organizzato il reading letterario di Nicola Petrolino, autore del romanzo Rosso Plastica Città del Sole Edizioni. L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Bova Marina. All'interessante manifestazione sono intervenuti il responsabile Centro Studi Documentazione, professore Franco Tuscano, che ha portato i saluti dell'Associazione Culturale Archeoderi, l'assessore alle politiche sociali e comunitarie Sergio Malara. L'evento è stato moderato da Maria Luisa Neri, critico letterario, e naturalmente un momento musicale eseguito con brani della cantante Tosca Pizzi. Al centro dell'incontro letterario sono stati gli anni 70, simbolo di libertà, disubbidienza e lotta politica. Cosa resta oggi di quel controverso periodo fatto di guerre, di proteste e di rivendicazioni? Periodo tanto drammatico quanto segnato dalla forte spinta culturale, dalla creatività dei giovani di tutto il mondo e della loro musica? Questa domanda è stata al centro del reading letterario, in cui sono stati letti i passi più avvincenti del libro dell'autore Nicola Petrolino. Il libro che presentiamo questa sera io l'ho intitolato Rosso Plastica, prendendo questo nome da un pittore, Burri, ma non è un libro tanto sull'arte quanto su un periodo particolare della storia italiana. Sono gli anni 70, la fine degli anni 70, il periodo del post-terrorismo in Italia, ma non è neanche un libro politico, ma è una storia d'amore di una donna che cerca di scoprire i motivi, le ragioni per cui l'uomo che lei amava, che era in carcere perché doveva scontare una pena di molti anni per aver essere stato in un gruppo estremista, si uccide prima di uscire dal carcere. Quindi il problema è perché si è ucciso, visto che doveva uscire, e lei attraverso un computer fa una ricerca che praticamente la riporta a quegli anni, la riporta agli anni 70, alla storia degli anni 70, e che lei ricostruisce attraverso la sua memoria, perché nel libro ci sono tre piani narrativi: c'è il discorso reale, lei che fa la ricerca, infatti il libro ha la struttura di un giallo, nel senso che c'è il suicidio, la ricerca, l'investigazione e alla fine lo svelamento, si capisce perché, cosa è successo. L'altro piano è il piano del ricordo, perché la ragazza ricorda gli anni 70, ricorda gli anni della contestazione all'università, gli anni di quando era bambina, viveva a casa dalla nonna. E infine c'è il piano dei sogni, le cose che lei vede con la sua fantasia, che immagina con i suoi sogni. Quindi noi stasera ripercorreremo un poco questo libro attraverso letture che io faccio
attraverso la musica e la voce di Tosca Pizzi, che ci accompagna con le canzoni di Fabrizio De André, perché Fabrizio De André è l'autore italiano che ha prodotto la sua musica, i suoi dischi proprio negli anni 70 e 80. Quindi ripercorreremo questa parte della nostra storia un po' dimenticata attraverso le parole del libro, la musica di Fabrizio De André e la voce di Tosca Pizzi. Cioè, molti mi dicono che, essendo un appassionato di cinema, dirigo il Festival del Cinema Verso Sud a Catona Teatro, che inizierà a luglio, e quindi sono stato un po' condizionato da questa mia visione cinematografica. Infatti, nel film, anche nel libro, in una lettura che faremo pure stasera, io adopero a livello letterario quasi il flashback, no? Sappiamo che cos'è il flashback: quando attraverso il ricordo l'azione passa a molti anni addietro, e quindi c'è questo andare indietro nel tempo. Io questo lo faccio proprio attraverso le parole, che non è neanche molto facile, perché nel cinema c'è una dissolvenza e si vede in genere il passato, no? Qua succede la stessa cosa: attraverso le parole la donna in una stanza dove c'è una festa e vede con il ricordo una cosa simile che era successa però molti anni fa, che lei era stata con questi tre uomini misteriosi, e quindi lei rivede un po' la stessa scena. Non solo questo, ma il rosso, sappiamo, è il colore del sangue pure, no? Il colore delle idee politiche di quegli anni, perché gli anni 70 sono stati quasi infiammati da queste idee politiche, e le persone che poi credevano in quegli ideali purtroppo si sono bruciate quasi tutte, perché gli ideali che erano magari giusti sono diventati poi, diciamo, sono caduti nella violenza, nel terrore, e quindi a livello anche negativo. Quindi c'è questo colore. Burri, infatti, voleva rappresentare, lui prendeva dei fogli di plastica, li metteva sul quadro e con la fiamma ossidrica li bruciava, voleva rappresentare la drammaticità dell'epoca moderna, che è un'epoca di violenza, ma purtroppo la vediamo ancora oggi, che c'è questa violenza, e lui la rappresentava con questa drammaticità. Questa era l'ultima notizia del nostro rotocalco 7x1, che ritornerà la prossima settimana con il collega Giuseppe Livoti. Da Francesca Martino è tutto, alla prossima!